A Babbo Natale un solo grande dono ti chiedo per le feste, e se tu sarai buono io non sarò una peste. Vorrei che regalassi a tutta la famiglia un cesto di salute per stare a meraviglia, e sempre a doni e pensieri ti resta un pacchettino, lo accetto volentieri. Quello della filatura è un problema col quale chi lavora il legno ha molto spesso occasione di avere a che fare. Siccome nella fornitura gli utensili richiedono una filatura molto frequente, abbiamo quindi pensato di illustrare come affilare i vari tipi di sgorbie con dei jig autocostruiti. Anzi, per la verità, tutte le sgorbie che vedrete nel filmato appartengono ad Antonio e sono state da lui autocostruite. Vedete i jig per la filatura di Antonio applicati alle due ruote della mola da banco. A sinistra il jig per affilare sgorbie con mola in ossido di alluminio a grana 60, e a destra quello per affilare raschi e scalpelli con mola rosa grana 80. Cominciamo con una sgorbia a profilare con una cavità poco profonda, cioè un ascello o un gouge, a cui fare l'affilatura ad unghia. Antonio ci mostra i jig per l'affilatura ad unghia. La sgorbia verrà inserita nel foro che state vedendo. Il foro nella lamiera è sagomato in modo da fare adagiare la sgorbia nella parte concava e bloccarne la rotazione nel jig col taglio dritto. Il segno nel tubo indica dove fermare lo scorrimento per ottenere l'angolo giusto. Il quadrello di legno che vedete sul banco ha un foro profondo di 45 mm. E serve a calibrare la sgorbia alla distanza giusta, in modo da ottenere sempre lo stesso angolo, che in questo caso è di 40 gradi. Si spinge il jig contro il quadrello facendo entrare la sgorbia nel foro, poi si stringe la vite per bloccare. Si appoggia il jig nella tacca sul tubo e si affila. Sostituiamo il tubo montando quello per appoggiare la sgorbia a scavo. Anche in questo è segnato il punto per ottenere sempre lo stesso angolo, che in questo caso è di 60 gradi. Non dimentichiamoci di controllare l'angolo prima di accendere la mola, assicurandoci che tutto il bevel tocchi. A tale scopo è utile coprire con un pennarello il bevel e girare a mano la ruota per controllare che il contatto sia uniforme. Per affilare non occorre premere, è sufficiente il peso stesso della sgorbia.
La stessa metodologia vale anche per affilare la sgorbia a dettaglio, che sarebbe una sgorbia a profilare con affilatura più appuntita e con una scanalatura poco profonda. Anche qui la solita raccomandazione: controlliamo l'angolo prima di accendere la mola e ricordiamoci di non premere troppo, perché è sufficiente il solo peso della sgorbia. Passiamo ora ad affilare i raschi. Questo jig di Antonio ha un piano più grande per facilitare l'appoggio degli utensili. Per i raschi l'angolo preferito da Antonio è di 60 gradi. È una sua scelta personale. Altri potrebbero trovare più utile un'affilatura con angoli diversi fino a 80 gradi. Dopo l'affilatura di un raschio a punta quadrata, Antonio ci fa vedere l'affilatura di un altro raschio a punta rotonda. Se si dispone di una mola a due ruote, si può settare quella di destra, come ha fatto Antonio, sull'angolo dei raschi o degli scalpelli obliqui, in modo da avere sempre pronto l'angolo di affilatura, senza essere costretto a sistemarlo ogni volta. La befana del Buddha, ecco arriva la befana, con in testa la bancana, la sottana non ha più ride, gioca e fa cucù. Lei non porta più carbone, porta solo cose buone. Ai bambini più piccini porta tanti pasticci. Per la recitazione delle poesie ringraziamo la nipotina Camilla.